Io, se non ricordo male, tu l'avevi detto oggi che finiva 4-0. Ma no, ma adesso, grazie Charlie. Seriamente, no, io ti dico solamente che Sarri e Mourinho, a parte gli scherzi, mi sono messo Roma tutta contro perché sembrava che erano venuti due fenomeni e io vi dicevo che erano due fenomeni da baraccone e purtroppo lo stanno dimostrando, questa è la verità. Poi se i risultati sono questi, la Roma arriverà sesta e settima, consieme a Lazio sesta e settima. Questo avevo detto e questo sta accadendo. Cioè, la chat mi può anche insultare, dire che io devo bufavo. Questo è l'1-0 di Leao. Però è così, io mi sono messo contro Roma per attaccare Mourinho, è stata tosta. La Roma, ragazzi, poi arriviamo, prima facciamo la Lazio. Anche scusami, problema, signor Camelio, che oggi pomeriggio lei aveva detto che la Lazio vince facile facile. Beh, questa era una provocazione, veramente. Immaginavo. La verità. I soliti faziosi del cazzo. Harry. No, ieri no. Aspetta. Ieri dicevo che la Roma vinceva perché gioca male, ma avevo dei fluidi. Mourinho si inventava qualche jolly. Ieri ho sbagliato. Oggi non c'era dubbio che e poi Sarri l'ha presentata male la partita. Ha smosciato i giocatori. Ha messo Luis Alberto e Lazzari in panchina. Ma di che stiamo a parlare? Ma di che parliamo? No, Sarri ha sbagliato a mettere Reina in porta, sinceramente. Ah, questa è un'altra cosa che ho detto. Sentiamo poi Tacchino se lo dirà. Poi. Lui detto, fa benissimo. Un attimo, Giulia, ma calma. Solo la Lazio o il Milan ha fatto una? No, anche il Milan bene. No, allora, secondo me, più demeriti della Lazio stasera, però. Okay. Cioè, il Milan ha fatto bene, grande, però obiettivamente... Grande, Giulia, adesso devi scrivere. Mi piace. No, bisogna essere obiettivi. Adesso glielo dico a Luca Coin. Scusa, ti ho interrotto in maleducazione, ma è Luca Coin. Vai tranquillo. Mi ha costretto ad aprire. Sono indeciso fra questo sforzato, che sono 15 gradi, che lo tenevo per Natale. No, perché ho parlato con lui. Io dicevo le cose che dicevi tu. Io, grande Milan, ma io lo dico da sempre, io lo temo molto il Milan da interista, però stasera la Lazio prendere i gol in stile calcetto o beach soccer... No, stasera sì, male. Quindi, e questa cosa, Luca... Il Ras me l'ha, non gli entrava. Grazie, Over. No, cioè, secondo me, errori in difesa così in Serie A sono brutti da vedere, cioè proprio messi male, proprio cioè, sul terzo gol, una cosa brutta. No, l'altro era che ti stavo interrompendo per far entrare Dani, poi comunque in mezzo c'è stato quel doppio passo di Camelio che non mi ha fatto capire tanto. Allora, rifaccio entrare Enrico, signor Camelio. No, non faccia no. Per live. Aspetta. Era una battuta simpatica. Emanuela, tu sai. Simpatica lo staremo a fare a dire a Giulia. Io con te sono arrabbiatissima, che ieri mi ha dato buca. Vabbè, lo sai, stavo chi stavo. Grazie, Gil Lemon, posso... per il quinto mese. No, ma c'è Gil Lemon con noi. Non lo so se è virgi. Allora, Dani, tu eri allo stadio con Manfred o no? No, io no, io da casa. Ah no, eri live, cazzo, che ti ho visto prima su Twitch. Eri live. Allora, ragazzi, facciamo un attimo, metto i milanisti e i laziali sopra, tengo un attimo gli interisti sotto. Oh, bello, mi piace. Questa proprio ti è venuto bene. Allora, che stronzo, Andrea. Partiamo dai laziali. Enrico segue laziali comunque tu. Conte diceva che bisogna stare sotto. Non mi sembra dispiaciuto anche a me. No, infatti. Allora, io cerco di far crescere i romani, ma non, se mi ascoltassero un pochino... Manfred, dopo cercalo il post di Montari. Ma nel frattempo, Manfred, se puoi mettere i gol che ci li vediamo un attimo. Per chi non li ha visti, dopodiché allora, andiamo a commentare la partita. L'unica cosa che Mediaset li ha messi spezzettati, quindi tra un video e l'altro parte la pubblicità, ragazzi. Vabbè, ce la guardi. Allora, allora, se Giulia li abbiamo visti tutti, no? Credo, no? Chi non li ha visti? No, io non ho visto il primo, però è il primo secondo me è il migliore. Ecco, il primo è un gol. Il primo sta partendo adesso, dopo la pubblicità. È vero pure che hanno dato 3-4 metri Luis Felipe, insomma, ha dormito, No, ma la difesa della Lazio proprio non ha giocato. Eccolo qua. Diciamo che se Mancini era venuto per vedere Luis Felipe, credo che abbia rimesso. Mancini, secondo me, si spara stasera. Ci dissociamo. Beh, Romagnoli bene. Grazie, però, Lorenzo, benvenuto. Bene Romagnoli, ragazzi. Sono sincero, immobile, io che lo critico sempre. Se immobile? No, però aspetta. Guarda di Reina. Qua. Reina la poteva parare, però questa qua, ragazzi. Aspetta che adesso si rivede bene. Gran lancio di Romagnoli, buco della difesa della Lazio. Leao stoppa, brucia tutti e di sinistra. Ma sì, ma tirata a due allora, la poteva parare Manfredi. Ma poi anche abbastanza centrale, adesso ce lo rivediamo, però non era assolutamente imparabile. Chiedo anche a Stefano. Arrivo, sto a guidare. No, concordo.
No, ma io Reina, secondo me manca calcetto è più adatto. Dami, vai me. Pure con per calma, me... non sì, guidare veloce. Qui prima di Reina c'è l'errore della difesa, adesso Reina ok, esatto. Però dai. Insomma, il portiere sta lì apposta. Sì, ma Stracoscia l'avrebbe presa? Stracoscia l'avrebbe preso? Ma va, Stefano, perché... ma di la verità, che è un complotto, che tu sei gemellato con quelli, ci hai fatto passare per sprecare no, le energie. Di no, la verità. Assolutamente, assolutamente. Vola! Volevo rifare il derby, dici. Abbiamo rifatto partita. Vabbè, così avrebbe c'è cioè, la rivincita per l'Inter, no? Sì, e poi bravo, bravo, bravo. La riperdita. Ho capito come sono usciti. La riperdita. Comunque state attenti voi interisti perché siete troppo. Ah, Omano, pensavo fossi andata via. Che cazzo ride? Scusami, Giulio, guarda, ma che cazzo? Guarda, io sono cascata. Ma sei cascata, Manu? No, la cuffia ero io. Ah, minchia, non ho capito che è successo. C'è il terremoto anche a Ostia. No, no, che stasera è un po' particolare. Scusa, Giulia. Bronia, no, ho interrotto Bronia Giulia, dopo... Manfred. Ho interrotto Giulia che stava finendo. Insomma. Vai, vai. No, finito. Dicevo che comunque gli interisti li percepiscono, ma non solo i tifosi, proprio secondo me anche la squadra. Io li percepisco troppo sicuri e secondo me hanno perso una partita che avrebbero dovuto e potuto vincere perché sono stati troppo presuntuosi, hanno giocato con una superiorità pazzesca e devono fare attenzione secondo me perché si sentono troppo, cioè sono obiettivamente Bergomi è di me, questo superiori. Parere. Sì, dillo Manfred, io questa teoria non l'ho solo sentita a livello cinestesico, però l'ho anche raccontata nei fatti, il declino è partito dalle interviste troppo mielose fatte a Inzaghi sul bel gioco che non mi interessa perché ma Fabio, ma quale declino però? Cioè... poi no poi dopo Manu c'è perdere stato. Il derby non è un declino però no, aspetta, la parte prima è stata vincere delle partite soffrendo molto perché il Venezia aveva 9 giocatori fuori per Covid, l'Atalanta era disastrata, abbiamo sofferto con tutte tranne che forse con la Lazio, siamo arrivati poi anche la Supercoppa, l'Empoli eccetera eccetera, dopodiché alla prima partita con un avversario che invece sembrava che stessimo dominando, il karma ci ha fatto perdere, quindi io questa discesa l'avevo prevista. Mi ha stupito ieri l'Inter per come è entrato in campo, questa è stata, è un qualcosa che non deve, come diceva Giulia, riportarci alla supponenza, non certo mia, perché ho una FIFA incredibile, ma deve però boh, è stato un bel segnale ieri. Adesso ne parliamo, sì, adesso ne parliamo della Roma, ragazzi. Un pochino il contraccolpo ce l'avesse avuto invece. Esatto, però anche il Milan, questa sera il Milan riscende in campo con testa, lì ci vede che c'è la melonera. Comunque io voglio fare un applauso a Camelio prima che partano le immagini, e faccio i complimenti anche a Daniele perché il Milan comunque ho capito, però fammi scegliere l'inquadratura, chi vuoi fare i complimenti, Fabio? No, Camelio. Bravo, devo Fabio. Dire dai, diamogli atto perché Camelio è stato, guarda, io lo so come si sente lui perché io spesso dico, ve l'avevo detto anche per scherzare, ma Camelio veramente dall'inizio dell'anno che ci racconta grandissima vittoria, che bello piano, vincere piano, così vado a segarmi piano, grande piano. Maestro, hai sentito il tuo alert, maestro, è il tuo alert, ragazzi, vi ricordo che praticamente sotto di Manfred, se siete da telefonino, ci sono due tastini. Uno è il blerp, ci sono i nostri suoni, l'estensione dei nostri suoni, soprattutto quando entra il tacchino oggi. Ma Luca, lui è d'accordo con me, Lazio è imbarazzante, grande Milan, ma Lazio è un imbarazzo, Luca. Aspetta, no, non ho sentito, grande Milan. Oh, l'ha detto, ragazzi. Ma io l'ho sempre detto. Ha detto più volte, confermo. Ma io sono andato contro il mio amico Mendy, che lui dice il Milan punti domanda. Grazie Mignottura per il quarto, e grazie anche Eno. Si chiama però, così. Guarda Camelio, è distrutto. Ma no, ma... L'aveva detto Luca, l'aveva detto. No, però questo, no, però ragazzi, dire... Occhio ragazzi in chat. Dire che Mourinho è un grande colpo. Però tematizzare il fatto che possa sfracellarsi e dire la stessa cosa di Sarri, ragazzi, stiamo parlando di gente che ha vinto l'Europa League, i campionati, le Champions e lui come un kamikaze ma sicuro, perché comunque è un uomo di fede, sa che anche facciamo ordine, allora facciamo ordine e iniziamo, ha avuto ragione e l'ha anche spiegato, devo dire che Camelio, dai, a Roma devono fargli una star. Ferma un attimo. Lui insultarmi. Abbiamo lui il top, Bronia. Salutaci Bartolillo, per favore. Bartolillo,
Non è, che non è quello dei Corrieri, quello è un altro. Sì, no, sì, no, è lui, è lui, è lui, è lui, è lui. Ti saluto e complimenti per la puntualità ogni volta che ordino tu. Ho messo la chat lenta, ho messo la chat lenta. Allora ragazzi, mi raccomando, vi ricordo che siete la nostra immagine del canale, voi in chat ragazzi, quindi regolatevi. Non l'ho letto, però se i moderatori mi hanno detto così, c'è qualcuno che salta. L'ho messa a 60 secondi. Dani, che non avevi ancora parlato, che cosa tu hai visto? Ti sei fatto la reaction, arrivi da un'ora e mezzo, non so perché hai accettato, perché so benissimo che non ti va un cazzo, però vabbè, 4-0, no, dai, bene. No, io li ho, no, di nascosto gli ho offerto delle cose che non gli darò, però cioè, no, per convincere. Sono a Milano, letto. Invece che in Molise, visto che ogni volta lì è un casino. Devo recuperare per quella roba lì che ancora non mi è scesa. Esatto. No, ho visto sicuramente un bel Milan, stranito dalla Lazio, nel senso che non ha avuto l'approccio giusto alla partita, non ha avuto un minimo di reazione né nel primo tempo né nel secondo tempo. Io che sono un fifone clamoroso non ho mai avuto la sensazione che la Lazio potesse farci un gol. Anche qui non so quanto merito del Milan ci ma sia. Perché avevi, scusami, questo dubbio che la Lazio ha fatto solo una partita quest'anno a Firenze e basta, poi ha sempre giocato male, la partita gli hanno risolto i singoli, il gioco non c'è mai stato, tutto da copione. Però questa, ma il derby è sempre la Roma che è un disastro. Bannate questo, che nel 2022 ancora con sta roba veramente non si può vedere. Cioè vai a fare un giro, vai su Facebook, vai da qualche parte. Guarda, in Coppa Italia pure l'Udinese, Lazio ha giocato malissimo, fattolo dire okay, Stefano, cioè, non, anche vabbè, lì meritava. Inter e Milan un poco, Genoa, Empoli, non è che abbiano fatto benissimo, poi guarda come hanno impattato con le romane, cioè non vuol dire, Harry, non vuol dire. Sì, ma le romane sono un disastro, sono state, non hanno fatto una partita, perché Emanuela Lempoli è venuta con l'Inter a Milano, ha fatto una partita all'88esimo, stava 2-1, dominando, capito? E se non fa quel gol a Nocchia, di che stiamo a parlare? Invece la Roma, niente, lo stesso la Lazio, cioè fanno ridere. Poi Inzaghi e Pioli sono bravissimi, fanno le cose semplici, ordinate, perché nel calcio serve quello. Qui abbiamo due pseudo fenomeni, solo che Mourinho lo è stato, è una grossa delusione. Sarri, vabbè, ha fatto 18 mesi in carriera e basta. Grazie Gallus, che Gesù e Bezos ti abbiano in gloria, fratello mio. Grazie mille, spandi mecenate per Gallus, 10 abbonamenti regalati. L'eroe che tutti meritano. Tra l'altro Gallus, ragazzi, mi ha dato un'informazione oggi che la metà basta. Incredibile riforma della FIFA. Grazie mille al mio mecenate numero uno. Allora, scusate, mi sono lasciato cogliere un attimo impreparato. Stava rispondendo Giulia, se non sbaglio. Stavo dicendo che secondo me è vero quello che dite. Cioè, anch'io la Lazio quest'anno l'ho vista sempre male, come anche la Roma. Però stasera particolarmente, cioè io così non me l'aspettavo. Cioè, secondo me ha giocato peggio del solito, perché di solito comunque errori così evidenti non ne fa. Comunque la Lazio ha buoni giocatori, secondo me sia la Lazio che la Roma, per le rose che hanno, sono giocano davvero male, non hanno un'identità. Bravissimo. Non hanno un'idea di gioco, non c'è proprio, non è solo la partita sbagliata, il gol che prendi in più in meno. Chi l'ha scoperta, Giulia, che mi pare che dice cose intelligenti, mi copia, però va bene. Chi è che Manfredi? Ma che ti copia? Aspetta, chi è che copio? No, hai copiato quello che ho detto io. Grazie mille, bene, Stini, bravissimo, per i 5 abbonamenti così regalati. Grazie mille, scusate se vi interrompo sempre, ragazzi, però giustamente noi siamo così. Certo, ringraziamo. Grazie mille, Stini, spam ancora di mecenate, per favore. Harry, però non è che si scopre, noi li scopriamo. Giulia è comunque abbastanza. Manfred, se puoi condividere il profilo di Giulia, che è la prima volta Luca che viene da noi. Brandia, è una... No, aspetta, no, Luca, no, scusa, no, perché sennò sembra che abbiamo inventato noi Giulia. Questo è il profilo di Giulia, ragazzi, seguitela. Lei fa un sacco di reels, noi l'abbiamo notata, che ce l'aveva mandato tra l'altro, ragazzi, sulla fucina. Fa tanti reels anche inerenti al Milan, andatevela a vedere, parla spesso di calcio. Giulio, no? Sì, quasi esclusivamente, anche perché per il resto faccio l'avvocato e non è che sia troppo interessante nei social, immagino. Un profilo Giulia, lei da oggi è l'avvocato del canale, fa ufficiale. Beh, allora state attenti, vedete un po'. Ma possiamo dire l'avvocato del diavolo? Me l'ha passato. No. Grogna milanista numero uno, secondo me. Posso dire che a me queste battute fanno schifo, ma questa era veramente bella, Brogna. Questa però era bella. Ci sta.
è vero. No, ma Manfred, ma sei tu che le fai da cagare, eh? E me, questo c'è un modo anche di farle bene. Bravo, bravo. Rischia bravo, la giocata, bravo. Bruni, rischia la giocata, veramente. Non credo. Dov'è il pusillanime? Dove sta? Arriva, arriva. Che d'altro adesso dobbiamo far fare un cambio, quindi prima di far parlare un attimo Luca, volevo sentire Stefano, perché dopo ci abbiamo da fare un cambio, ragazzi, che siamo su, come si dice, siamo su sto cazzo di, come si chiama, Stream Elements, e quindi ragazzi, streamer, quindi siamo in 10. Ste, dacci un parere un attimo sulla Lazio di stasera, come l'hai vista? Male, male ragazzi, buonasera a tutti. Male, male, l'ho vista male perché una squadra dove non ha fatto un tiro in porta per 90 minuti, c'è poco da dire e da giudicare. Una squadra così... non è la partita col Milan, perché col Milan ok ha perso 4-0, è proprio quest'anno dove c'è stato il cambio allenatore, ok Sarri, ma lo sbaglio più incredibile ha fatto anche la società a gennaio, dove tu potevi rinforzare questa squadra che puntualmente non è stato fatto. Quindi la Lazio ok 4-0, ma sapevi benissimo che la Lazio, la difesa, sono 3 anni che non viene sostituita. Grazie, hai certo. Cambiato con Sarri, perché hai cambiato con Sarri, diciamo, in meglio, però la squadra dal 3-5-2 che giocava a un 4-3-3, ti sei trovata spiazzata, hai trovato con una squadra diversa da con Patrick, hai visto oggi quello che ha fatto con Luis Felipe. Maledetto! Però Stefano, scusami, ascolta, ma io lo dico anche per la Roma, no? Ma oggi il Milan aveva Calabria, Salemakers, sì, ma non, Rico, non sono certificazioni. No, Calabria, no, ti voglio dire, Pioli sta zitto e lavora, bisogna fare quello, bisogna stare zitti, bisogna lavorare, perché loro due stanno sempre a criticare le rose della Roma e della Lazio, non va bene, cioè, questa cosa. Cioè, devi tirare fuori il meglio da quelli che tanto non te li comprano, tiri fuori, cioè, secondo me la Lazio, cioè, per i giocatori... Dai, Sarri un altro disastro, ragazzi. Sì, ma se guardate la difesa della Lazio, notate che la Lazio sono 3 anni che non fa acquisti in difesa, cioè, guardate la difesa centrale, mancava Acerbi. Dopo Acerbi di giri c'hai però Patrick. Scusami, oggi Milan aveva Calabria, Romagnoli che è stato un panchino. Sì, ma era dove compete, cioè, ragazzi, Patrick al posto di Calabria e di Romagnoli, ma, cioè, scusate, non so che calcio guardate. Per essere corretti, al posto di a fare da contrapposizione a Patrick c'era Calulu che costa 500 euro. Ragazzi, ma Calulu è meglio di Patrick, ragazzi. Grande Zappalà, Luca. Vabbè, siamo là, dai. Ma che Luca, siamo là? Cosa dai, siamo Patrick... là, Enrico? Ma tu attacchi i nomi di 3 anni fa, ma cosa siamo là? Calulu con Patrick, dai, ma basta. Dai, ma scusa però. Enrico, parli tu che c'hai faccio un fa... Allora, ragazzi, vi ho mutato, Stefano, t'ho mutato. Raga, una alla volta con molta... Stefano, t'ho mutato. Poi sta continuando a parlare, è mutato. Comunque, adesso cerco di ristabilire l'ordine, magari per ristabilirlo faccio così. Così lui è tranquillo, non c'è e... Parlando solo, che cacchio muti? No, prima c'era un bordello che non si capiva un cazzo. Scusa, raga. Scusa Andrea. Prego. No, perché sennò non si capisce un cazzo, raga. Non ti preoccupare. No, dicevo, ecco, chiudendo il discorso, è che quest'anno la Lazio è questa, purtroppo è questa. Sappiamo, come diceva prima Giulia, però hanno giocatori che ti devi accontentare. Io non mi accontento, cioè non ti puoi accontentare con una difesa del genere. Punto, cioè, no, non mi attacca la difesa. Ma con quei giocatori devi fare qualcosa di meglio, perché così è uno. Ma come fai? Scusa, ma Lazzari, il livello è quello. Lazzari non gioca. Ma perché Lazzari non gioca? Spiega. Perché Lazzari non gioca perché Sarri non lo vede come difensore di difesa. No, perché Lazzari è più attaccante, no? Gioca a più esterno. Non ha mai giocato a terzino. Secondo me non è normale giocato oggi a 4. Mette in panchina Lazzari e Luis Alberto. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando o cosa? Ma stiamo scherzando o cosa? Ha sbagliato, secondo me, doveva far giocare Luis Alberto. C'ha ragione, allora, è vero. Però non puoi dire che doveva mettere Lazzari. Lazzari purtroppo quest'anno non lo vede perché col 4-3-3 non è adatto Lazzari. Vabbè, ma cambi modulo. Non è difensivo. Certo. Allora non è un grande allenatore. I giocatori che hai. Cioè non è che ti puoi fare il modulo con giocatori che non esistono. No. Ma... Secondo me. Ragazzi, ma Bruno D'Agostino però si scorda che io ho preso dall'Inter. E ad oggi mi risulta essere la squadra più forte d'Italia. Per Milan è fortissimo, ma io ne ho prese 2, loro ne hanno prese 4 per Milan. Ah, Stena, per si siete al Bodo quest'anno, Parliamo di Roma, di quanti gol hai preso. Basta con questo Bodo. Basta con questo Bodo. Che voi fate i moralisti romanisti, fate. Amici, avete preso 6-1. 6-1 dal Bodo, una squadra di scappati di casa, Stena. Dai. Te ci sei scappato di casa, ma andate a vedere queste cose. Sì, sì. E io ho preso dal Milan, amico mio. Dai, dal Bodo Glimt.
dai, scalli perché fa due fatiche, senti a me, fa due io non mi sto scalla, te sta a dire che tu hai preso quattro gol, io ho preso Inter Milan, tu hai preso il modo un minuto con Mourinho in panchina, con Mourinho in panchina 6-1 6 a 1 dal Bodoglimt con Mourinho in panchina. Pesche, muti e silenti a dormire. Dai, dai, te, dai. A dormire, vai. Sì, sì, che a dormire, a te. Quando ti dice male la cosa è così, te. Purtroppo è così. La presidente del Bodoglimt, sto io. Il progetto Sarri. A voglia. Ma raccontami, no, tu è ciccione, se mi raccontami. E raccontami quello di Mourinho però, Raccontami quello di Mourinho perché non è che sta a fare meglio di Sarri, sul mercato, tu che cosa fai? Tu rimani a guardare perché sono ha speso 90 milioni di euro a sta coma a Lazio, quindi che ha cambiato? Hai cambiato? Hai preso i giocatori in prestito, hai preso i giocatori in prestito che hai comprato? De tuo che c'hai di Roma? Niente. Maidel Knights in prestito, hai preso Oliveira in prestito, trovami dai, andiamo avanti. Vabbè. Ho comprato. Hai comprato? Tu stai io Immobile Alberto con Abram ci compro tutta la Lazio col centro del ma che ho Abram, Abram è terza categoria stop, adesso quattro mesi da chi è Abram ma Abram chi è oh? Ma Abram no, chi è? No, chi è Abram? A tappa destra di Immobile amico mio dai su dai su sì bella ragazzi ecco perché volevo Lazio no la grande Stefanino sta la grande ma non vedi come sta mi posso dire una cosa a me sta la grande Stefano ti volevo Stefano sta la grande c'ha guarda c'ha la pressione come i pupi io calcola quindi c'ho la pressione pure bassa tranquillo ma tu che ne sai come stai ma dove sta te allora Stefano ferma sta fa manchi spotto ste ferma sta fa manchi spotto ferma 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 un attimo dai ferma allora c'è, a parte che mi ricordi tantissimo Sciscione, caro amico Stefano, mi ricordi veramente molto Sciscione. Allora, faccio vedere il profilo di Ste, che c'era per la prima mezz'oretta, poi sta arrivando anche Damiano, dobbiamo lasciare il posto, Ste, la prossima volta magari la facciamo su Discord. Purtroppo è un altro account che mi hanno bloccato. Vai tranquillo, vai tranquillo, vai tranquillo. Avevo 18.000 follower. Vabbè, non ti devi scusare, non c'è problema. Non giudichiamo uno dai follower, no, sennò non avremmo mai preso Sciscione o io fare una cosa con Manfredi. Non ti... Bravissimo. Grazie mille, Ste, di essere stato con noi. Mi sei grazie, piaciuto. Ragazzi. Mi comunque, sei piaciuto. Volevo dire una cosa a Stefano da Roma. Io non ce l'ho personale con te, Ste. Bella sta cosa, mi ha fatto piacere conoscerti comunque, perché nonostante ciò... No, vabbè, magari... Vabbè, ma non è se ti faceva piacere. Ma se ne vada, se ne va. Ma che deve finire? Tra la luce e vino, dai. Ha rovinato tutto, hai Stefano. Rovinato tu no, via, via, dov'è? No, ma vai a fanculo, ma vai a fanculo, come si fa? Espelli da studio, vai a fanculo. Io avevo già il poster, lo sto comprando. Ha rovinato tutto. No, non vogliamo la pace. Te voglio bene, Stefano. Non ce ne frega un cazzo della pace. Allora, vaffanculo la pace. Allora, guarda Andre, quando dicono il derby di Roma è meglio di quello di Milano, io e Fabio Bergomi non avremmo mai fatto pace, almeno non in diretta. Esatto. Vergogna. Ma se l'avete fatto, non in diretta, non in diretta. Siete finti. Dietro le quinte, ma Manuela, sei dipendente del derby di Roma, vergognati anche tu. No, sto dicendo siete finti quei due. No? Viva il derby di Roma, viva il derby di Roma. Posso dire una cosa, cara amica Manuelina, che secondo me con Giulia, guarda, facciamo così, potremmo avere trovato tipo le veline o la bionda e la mora di Roma. Mi stuzzica questa cosa. Chiedo alla chat, potrebbe esserci, io sogno un dissing con le ragazze. Allora vi dico una cosa, guarda Giulia, ti invitiamo anche a te. Io con la Manu ho parlato perché ci vorremmo organizzare praticamente una tribuna, magari spostando il proclive al martedì, utilizzare una tribuna tutta al femminile, no? Con solo le ragazze, giustamente, che cioè noi qua cerchiamo sempre di fare un 50-50, però tante volte non ci riesce e ci piacerebbe proprio invece farlo, quindi ti invitiamo e le faremo sapere. Allora, torniamo sulla partita, scrivo al tacchino che stava entrando e non è riuscito. Sì, Augusto, Dani, ti chiedo una cosa, secondo te al primo tempo si era sta mangiare i panini al Mac? Sì, è vero. No, quando si era 3-0 al primo tempo, non era il caso di fare più cambi in vista del fatto che Giroud aveva No, dammi Manfred. 3 euro il tempismo di questa frase ti fa non è sereno alert... non scherzare perché non è sereno un alert perfetto
Potresti cacciarmi dalla chat, gentilmente? No! Sì! Sì! Non ti sento variare! No, ragazzi! Se rido troppo mi viene il singhiozzo, smettete. Raga, no, io lo conosco. Va bene, bello il momento. Io direi basta. Ok. Vorrei semplicemente... Non ti sento variare! Adesso li tolgo. Però c'è un grande autocontrollo. Patrick, guarda dove sta! Guarda dove cazzo sta Patrick! Maledetto! Questo è ricordato. Questo è giustissimo. No, solamente stai ridendo, merda, io lo so. È tragicomico. Di' la verità. Patrick, guarda dove sta! Guarda dove cazzo sta Patrick! Maledetto! Io cambierei Patrick e metterei Sarri questo maledetto, ecco. Allora, Sarri, dico. Ragazzi, un secondo, facciamolo parlare, prego. Dopo questo bel preambolo, guadagnare i soldi. Grandissima vittoria, che bello vincere così, vado a segarmi. Cioè, che cazzo è? Che una combo. Vinto gli europei. Secondo me. E che quindi ha vinto gli europei. È non è che... Questo rido. Europei che e quindi. Ok. Questo è bello. Allora, mamma mia, mi sento dai che stai anche sorridendo, mi fa piacere. No, perché è arrivato e quindi finalmente hanno messo un audio che mi fa ridere. No, semplicemente io sentivo il caro Luca Cohen che gongolava. Ma non ho parlato, che cazzo hai sentito? No, gongoli, ridacci. Ma non ho detto niente, non mi hanno mai fatto dire una parola, non ho detto gongoli, una parola. Che gongoli. Ma sono l'unico della live che non ha parlato, se la prende con me. Ma guarda, amico mio, io... Beh, Luca, prima l'hai detto un po' quando lui non c'era. Ma non ho detto niente sulla Lazio, zero, sulla Lazio, zero. Luca. Prego, Dani. Sono contento che avete vinto contro il niente, perché la Lazio non è scesa in campo. Bravo. E semplicemente vorrei far notare a quell'ex calciatore che tanto fa l'opinionista, che qualche tempo fa ha detto che la Lazio gioca meglio senza Acerbi. Ha detto che la Lazio gioca meglio con Patrick. Lo invito magari a guardare le partite, lo invito magari a guardare il signor Gabarrón Patrick. E non mi capacito di come Isai possa percepire 2.800.000. Non mi capacito come Reina possa stare ancora in porta. Non mi capacito di molte cose. Non mi capacito di una squadra che va a Firenze e fa una lezione di calcio, va a Milano e non scende in campo. Al netto del fatto che credo che due gol ce li siamo fatti da soli. Perché Basic fa un disastro. Perché Isai, forse qualcuno gli dovrebbe imparare, che prima di far terzino deve imparare a tenere la linea del fuorigioco. Poi forse può fare il terzino e spingere. E mister Maurizio Sarri, che io capisco che le fatiche si cominciano a far sentire. Simone Inzaghi, che in un calcio fatto solo di soldi rinuncia a 1.000.000 in più che gli dava l'Inter per rimanere a 1.000.000 in meno alla Lazio. No, oggi ne avevamo inserita una. Damiano sta dicendo tutto quello che dico io da mesi. Bronia, ti piace così degli altri. Oggi di Reina, Damiano era meglio che non giocava, però hai detto che era giusto così. Vabbè, comunque dopo facciamo i conti, magari dividiamo, Dami. No, mi dai al 100%, sennò io non vengo più dentro questa trasmissione. Va bene, lo accetto. Finisco, non rispondo a Camelio perché tanto è un disco impallato. Tu oggi ti hai fatto bene, ci faceva giocare Reina. Ma certo che fa bene a giocare Reina, perché non mi sembra che l'altro sia ma oggi un disastro è stato Damiano, dai, su. Beh, ha sbagliato. Ma secondo me decisivo, però decisivo. No, che decisivo. Il Milan comunque avrebbe segnato 4 gol, al netto del fatto che se in porta ci potevamo pure Magnan.
o Donnarumma. Ma Reina è milanista, dai. Cioè, e il Lazio di Luis Alberto ha giocato nel Milan. Concludo, ragazzi, perché veramente c'è poco da parlarne. No, Damiano, però bravo. In un paio di occasioni il portiere... No, perdonami, seriamente. Nell'uscita del terzo... Non so se si può fare una trasmissione così. Io veramente faccio punta al mainstream. Io non, è difficile, cioè non è bello. Ma è il web, è il metaverso, vedi, questo. No, ma poi non ti lamentare se DAZN non ti prende. Hai capito che ti voglio? La colpa non è del Faina, la colpa è la tua. Sento una trasmissione così. ti vedo nervoso. È nervoso? No, non sono nervoso. Grazie, vorrei esprimere semplicemente il mio pensiero. Prego, dammi, non ti interrompe nessuno. L'ho espresso. La cosa che mi fa strano è che questa squadra, non so se dopo Firenze si sente arrivata, non so se dopo Firenze si è sentita in voga, non lo so, perché è veramente difficile prendere tre gol in un tempo. Non ti sento ragliare. Basta. Damiano, comunque a Firenze è stata comunque una rondine. Ma non lo posso abbassare l'aula degli Haller, raga, adesso stop, dai, ci siamo divertiti. Firenze, la Lazio ha dato una lezione. Sono di d'accordo. Fiorentina. Che non c'è più Vlahović. Che ha fatto tutto l'anno. Bravi, ora è too much. Sì, no, che ne trovo, leggiamo una cosa, era bella l'inizio. Ne trovo altre, sinceramente. Poche niente, partita, dai, che la Lazio ha fatto bene. Tant'è vero che sei la Lazio. Che ricordo a Genova, ricordo l'Inter all'andata, non lo dire, Patrick, il 70esimo vanno mazzato, ma cazzo sta Patrick, maledetto sia maledetto, ma che io non so neanche come si tolgono. Giro l'altro, speriamo che non si è fatto niente. Vabbè, no, se non comincia a criticare Sarri, sinceramente, parlando di Dami, sai, no, che hanno comunque sentito che sospettano. Ho sentito che sospettano la rottura del piede. Ah, posso. Addirittura. No. Oh, io ho letto quello che hanno scritto alcune pagine. Poi può essere pure che non è vero. No. Si stava vergognando, è uscito. Ma questa è una cazzata. Sei pure antisportivo e dovresti fare gli auguri a Ciro Immobile, no, di Brentolino. Tanto Cassordi se sta a vergogna. Ma l'hai sentito, no, Dami? La prestazione, ma che vuol dire? La Lazio stava giocando malissimo, ma non merita. I giocatori sono pagati anche per stare però lì, nel calcio tu lo sai, qualche volta escono i giocatori quando vedono le brutte e fanno finta che non sarebbe il primo nell'ultimo. Ma non è Ciro Immobile. No, ma non mi pareva poi. Tranquillo, che non è Ciro Immobile. Sembrava veramente dolorante. Che poi ha tirato tipo allo stinco di Calulu. Ha calciato sullo stinco di Calulu. Sì. Comunque concludo dicendo e facendo i complimenti a tutti quelli che mi hanno fermato per chiedermi gentilmente una foto in tribuna a Milano, perché sono stati veramente gentili, rispettosi. Allora, ma che discorso è però questo qua, scusa? Infatti, cioè, stiamo andando ma cosa stai andando sui fan per non parlare della partita? Parla della Lazio. No, posso fare. È un posso genio fare, questo ragazzo. Sono un'ora che sto parlando. Cioè, veramente scuola posso Salvini. Posso fare i complimenti? Salutiamo Matteo. Sì, vabbè, no. Salutiamo Matteo. Ti stai ringraziando i tifosi del Milan, mo. Cioè, no, ringrazio i tifosi che mi hanno fermato, che anche sul 4-0 di fuori sono stati educati, bravissimi, proprio bravi. E te credo. Con quale coraggio? Bravi. Perché non dovrebbero? Te credo. Bravi. Beh, ma qui c'abbiamo Luca. Lui dice potevano insultarmi, hanno presi 4, eccetera, eccetera, far buffoncello come fa Pancio o come fanno questi che mettono sti cazzo de Allert. Quindi non potevano far questo, o Coin che sorridacchia. Sì, ridacchia. Però posso dirti una cosa: noi stavamo facendo finta di non sentirli apposta. Se tu li stuzzichi, poi è normale, no? Ma lo sai. Messi tu. Vabbè, ma io ogni volta che c'è Nalle prendiamo 3-4 euro. No, li prendi te, perché io non vedo un euro. Io e Manfred. No, vabbè, ma ragazzi, finendo la conclusione sulla partita, e il Milan ha fatto il suo.
approfittato di una squadra che fa degli errori che neanche agli esordienti si sono visti. Grazie, gli errori che ha fatto la Lazio stasera, neanche una partita degli esordienti li vedo. Capito, Luca? Basta, c'è. Poi lo stadio invisibilio per Giroud forse sarà ancora perché magari per il derby, perché voglio dire, stasera non è, cioè, stasera lo stadio cantava solo, tu che eri lì, no? Cantavano solo cori contro l'Inter. Sì, mi è stato detto. Sì, hanno fatto parecchi sì, cori. Sì, confermo. Che poi sono... Cohen, aspettate, perché Luca Cohen ha sempre sostenuto che noi interisti ogni volta che andiamo allo stadio facciamo i cori contro il Milan e siamo io ossessionati. Io ho detto, guarda Luca, è normale, c'è rivalità. Oggi voglio sapere cosa accade. No. Beh, però è normale, dai, quando segna l'Inter gli interisti fanno il cuore. No, ma l'avete mai vista Manuela così? Ma ancora non gli passa, 5 giorni. No, non mi passa, vinci il derbino di Coppa Italia senza Tonali, perché voi con i titolari non giocate mai, e ti passa, però calma, arriverà il 5 marzo, calma. Ma se hai vinto il derby che eravamo 10 posizioni... Dammi, ti risulta ti questa ti cosa ho insegnato, qua? Ti ho insegnato sabato sera come si vince con 4 assenti. No, ragazzi, comunque, febbraio. Obiettivamente, secondo me stasera la tifosa milanista, io faccio anche fatica a festeggiare, nel senso che obiettivamente abbiamo... Bene. Cioè, non è neanche onesto, perché non è stata Dì una partita Luca. Che non... No, la Lazio non ha proprio giocato, ha giocato tanto al di sotto di quello che ci si aspettava. Io pensavo di passare il turno, colpa loro, però non così Luca, la perché la Lazio ha le possibilità Luca, per fare molto meglio. Io ho contestato che voi da 2 anni ogni partita che il Milan vince, il Milan ha lo score nel big match che è la migliore delle 7. Ogni partita che il Milan vince è sempre demerito dell'avversario. Non ho contestato stasera. Ho contestato che ogni partita viene uscita che l'avversario ha giocato male e il Milan non ha giocato bene. Questo è inaccettabile. No, ma io non ho detto che il Milan non abbia giocato bene. Fece un applauso. Mi è piaciuto il discorso di Luca. Aspetta, ma Luca ha appena detto che lui non ha festeggiato. Nelle storie che non cazzo devo festeggiare? Primo tempo 3-0 mi sono sulle coglioni. Ah, così non festeggi tu, con la giostra, piolismo, sarrismo. Ma Manuela, ancora non ti sta passando, ma dici stronzate. Ma ancora non ti passa, Manuela. Tutti, Manuela? Qui. Manuela? Luca, non fare Manuela, il finto. Manuela, non ti passa, tu Manuela? Finto, Manuela, com'è che faceva Giù? Ma tanto sono ancora più uno, amore mio, io sono ancora più uno, capisci? Sai, sei più uno a febbraio, ma com'è? Ci avete sempre detto che la classifica a gennaio non si guarda, adesso a febbraio sono ancora più uno, guarda a maggio, tu a uno, guarda a maggio, zitta, tu la guardi a novembre, 2-1, zitta, a casa, sei così agitato? Zitta, a casa, 2-1, a casa, 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 ne riparliamo il 5 maggio. A casa, due settimane che parlate, basta. Stiamo spiegando, abbiamo perso. Brava, spiega, continua a spiegare. Ma comunque ti ho smascherato. Continua a spiegare. La giostra a Milano gira, continua a spiegare. Gira anche per noi. Gira. Sì. Mamma, come fa ma. Oh, ma se vedete a Napoli andate in analisi. Mi vedi agitato? Neanche un carcerato dopo 30 anni che esce e va a donne, ecco. No. Tu ne sai qualcosa di tanti anni senza vincere un cazzo, ne sai qualcosa? Luca, ma non parlare, vabbè. Aspetta un attimo perché vorrei sentire il parere di Giulio, il nostro avvocato. Su questo discorso io dico una cosa. Allora, se mi avete chiesto rispetto al derby, cioè di quello di cui stavano parlando loro due, no, ma anche rispetto a quello che allo show della prima sera. Allora, io dico questo. Io dico che rispetto al derby, secondo me obiettivamente, cioè i tifosi interisti proprio non ce la possono proprio fare, cioè non ce la fanno proprio perché hanno perso una partita che non ha. Io ancora non ci credo che loro hanno perso quella partita, perché obiettivamente non è comprensibile capire come abbiano fatto con quella squadra, perché lo dicono loro, lo diciamo tutti, l'Inter è la squadra attualmente più forte del campionato. Io l'amo, ovvio, però sono innamorata. Ha giocato una partita con una gran presunzione e non è stata in grado poi di portarsi a casa il risultato. Quindi secondo me loro non ce la fanno e andranno avanti molto, e secondo me sono stati contenti che stasera abbiamo vinto, perché dicono almeno ci riscattiamo adesso. Pensa, ridotti a tifare Milan, pensa che fu. Un grande avvocato, grande tutti, avvocato. Tutti figliume dalla vita contro di loro. Ridotti a tifare Milan, pensa che Matteo,
Non ho festeggiato. Sei falso. Beh, un po' falso lo sei, Luca, però. Dani, tu che dopo andiamo anche su Inter Roma. Fatemi sentire Brogna, fatemi sentire Brogna sulla partita. Ah, sulla partita ho già detto, nel senso che sono d'accordo però con l'avvocato, nel senso che soprattutto nell'ultimo derby vedevo tanta presunzione, ovviamente non di tutti gli interisti, ma di buona parte. La grande maggioranza. E forse anche da parte della squadra per l'atteggiamento che ha avuto in campo. E sono anch'io dell'idea che sotto gli interisti oggi speravano nella vittoria del Milan per vendicarsi, anche se poi c'è tutto da vedere come andrà a finire, perché poi se vuoi vendicarti e perdi l'altra due volte altre dopo però basta, dopo non fai più l'estate a giocare. Anche la semifinale in una competizione Milan-Inter a me porta indietro nel tempo di tanti anni, dove con due pareggi siamo andati in Vediamo se la sfanghiamo di nuovo con due pareggi. Comunque Giroud è il primo numero 9 che fa due doppiette di fila dopo il ritiro di Inzaghi. Sì, però ragazzi, obiettivamente la doppietta di stasera, cioè il secondo gol è stato anche bello, però la doppietta di stasera, secondo me, non dico che non conta, ma i gol erano, mi sono sembrati di una facilità. Cioè, però Giulia, per un numero 9 però c'è andato lì, non era facile. Per un numero 9 fa morale. Il secondo sì. Luca, pensa a Giulio che Giroud era della Lazio, però. Giroud era della Lazio. Luca e Manu, c'è la clip vostra, ve lo dico, è già stato clippato, abbiamo il filmato, adesso andiamo a vedere. E volevo chiedere una cosa all'avvocato, perché le stanno facendo i complimenti in chat, grande acquisto. Lei per caso fa il Faina Club? No. Bene. Non lo conosco neanche questo Faina Club, però. Umiliato. Ho detto una cosa brutta, no? No, allora, ha detto una cosa bellissima. Il personaggio, tutto quanto, però non su Faina Club, no. Beh, non puoi offendere così, Giulia. Però. Un avvocato sontuoso. Sontuoso. Non so se esiste più Faina Club. No. Si è unito a Cisco Club adesso. Non so se esiste. No, si chiama amicizia, Manfred, però. Ma amicizia in cambio del posto da letto. No, si chiama amicizia, sono in un albergo da solo, me lo sono pagato. Ah, sai che Enrico prima ha detto che eri a dormire a casa di Cisco, in cambio di una storia Instagram. Ma ragazzi, ma Camelio, voi rendetevi conto, no, ma rendetevi conto la persona di Camelio. A parte il biglietto di Inter Roma che mi ha detto che lo prendeva e non l'ha più preso. Oggi è stato tutto il giorno a Milano, non ha mai scritto, non mi ha invitato a pranzo, non mi ha invitato a cena, non ha invitato a prendere. Grazie PG. Non si è informato dove ero e con chi ero, sapendo che io ero solo. Grazie. Sta dormendo dentro un albergo da solo, come un cane. Questo è quello che sappiamo noi. E domani mattina tornerà da solo come un cane. Questo è Enrico Camelio. Io che gli ho dato tutto e l'ho portato alla ribalta. Aveva ragione. Ma che cazzo te ridi? Adesso rispondo io, però. Aveva ragione Asso de Roma. E il grande signore. Un signore. Allora, no, aspetta, replica. No. Replica. Enrico. Replica. Per la coperta, quindi non sarà da replica. Ieri non mi ha risposto per due volte, dopodiché mi ha detto sono al tavolo con puntini puntini. Non lo dico. Luca si è messo seduto per rispondere un po'. Devo rispondere, ragazzi. Quando la play ti pieghi con falso, ero qua dopo il derby d'andata, quando ha segnato Cialanoglu, a prendermi in merda da questo signore con i ricci che stasera ha abbandonato Andrea. Quello è l'altro Ras. Tanto sono veloce, fammi rispondere. E la fibra. Vai, voglio la camera, però, Andrea. Ma non te la metto perché sei in pessimo stato, Harry. Te lo facevo per te, però se vuoi, vai. No, mi sono rialzato perché mi ha fatto vedere così. Mamma mia, allora, ma che fatta? A botte col cuscino. Ma non stai, era bimbe. Ma che tale? Il materasso. No, veramente stavo in. Ti hanno fatto un TSO. Ma tu fatto a Milano? Ci sono, no, costa caro qui, quindi non che live, ragazzi. Ma comunque proprio. Non ho pagato io la stanza, ma l'ha pagata, vabbè, comunque poi adesso vede. No, vabbè, stanza di qualità, sono al Duomo, comunque. Ma quale Duomo?
dentro al Duomo proprio sto dentro. Ma quale dentro al Duomo? Allora Damiano mi ha scritto per il biglietto sulla terrazza Paradiso. No, mi ha scritto no. Il biglietto sentimento sbagliato. No, no. Il biglietto me l'ha chiesto. Vabbè, niente, non io rispondo. Dai. No, no, dica. No, no. Il biglietto me l'ha chiesto giovedì, non è che arriva giovedì o venerdì per oggi, non si poteva fare, insomma. Scusa, il giorno prima, lunedì me l'ha chiesto. Ah, due oggi, prima due giovedì poi venerdì. No, vabbè, due oggi gli ho scritto e mi ha risposto tardi. A cena, dove cazzo stai a cena che tu stai allo stadio? Stai, che cazzo dici? Quattro, io ieri stavo nei tavoli di fronte allo stadio, tu stavi ai terzi dietro oggi, quindi... mettiamo agli atti pure questa vabbè, cosa però Harry siamo arrivati veramente a un livello, cioè sotto questo c'è Instagram e basta. Allora scherzo Dami, comunque però hai giustificato, scusa tu Enrico, hai giustificato tutto tranne la cosa più importante però. Qual è? Non mi hai fatto né una chiamata e né un messaggio. No, io ho scritto, ti ho risposto, io non è vero, dice una cazzata. Sì, risponde dopo per far vedere. Sì, sì. No, ho risposto, lui ha risposto dopo. Chiedi, ma fai vedere il WhatsApp adesso. Adesso per farti perdonare, gli mandi un bel guarda messaggio consolatorio. Ma lo blocco. Io lo bravo avvocato. Alle 5 mi ha scritto. Grazie, stanco. Danny. Meno 14. No, leggi quello prima. Forza, mecenate. Leggi stanco. Leggi prima. Mi madre che mi scrive tutto bene. Stanco, che vuol leggi dire? Prima. Io ti giuro, boh, è una cosa imbarazzante. Non lo legge, però. Vabbè, ragazzi, non vabbè, andiamo scorretto. Su. Sì, ma non andiamo sulle robe personali. Andiamo un po' su Inter Roma e ci colleghiamo. Ma Freddy, posso dire l'ultima cosa? Ma basta, è due ore che sta dicendo cose. No, scusa, Andrea, no, questo è importante perché è uno stronzo. E io avevo il biglietto col treno in prima classe. Gli ho detto, vengo in macchina con te. Chiediglo. Vabbè, ma sono venuto col treno. Allora, Enrico, dopo questa... No, basta. Damiano, già era pronto col fax per farsi rimborsare il biglietto. Sì, ma non l'ho pagato io. No, che ma io stavo perciò rinunciavi. Per quello, bravo. Allora, sì, aspetta, Emanuele, però prima classe, cioè, ragazzi. Va bene, ok. Ora 25 euro costa. Ok. Che? Okay. Sì, okay. Guarda, che 180. Io l'ho pagato 25. Roba che io l'avrei messo pure. Io l'avrei messo sul tetto dell'aereo col seggiolino, Enrico, altro che ti ragazzi, stop sulla vita di Camelio, stop alla vita sì, di infatti, Camelio, stop alla vita di Camelio, perché c'è stata anche Inter Roma, ne abbiamo parlato poco. Ragazzi, io vi saluto che devo editare, ahimè. Grazie Dani. Dani, allora aspetta un attimo che condividiamo Manfred il canale. Dani, a che ora esce il video? Domani alle 13 con calma. Ecco il canale YouTube di Dani, no, anche se non c'è bisogno, ma noi lo facciamo vedere lo stesso. Oh, è sempre bisogno, madonna mia, che anteprima, Dio mio. Eccolo qua. Dani, tra l'altro sai cosa volevo farti? Ti voglio fare un grosso complimento, che ho visto che hai iniziato a fare un podcast molto... Eccolo, questo qua, veramente bello, qualitativamente fatto bene, veramente complimenti. Grazie mille. Sicuramente ci stiamo impegnando, no? Poi l'ospite fa tanto, abbiamo avuto Palocatti, Geggio, Mengozzi, quindi è stata una bella soddisfazione. È finita la prima stagione, è difficile avere gli ospiti, è veramente difficile perché ognuno è lì a dire vengo, però non posso dire che sono del Milan, non posso dire che sono dell'Inter. Dillo, che noi guarda che non sai la fatica che facciamo, diglielo ai ragazzi, grazie intanto a zio Sav. Mettete il canale di Dani, dai. No, Andrea, ma io non è che sto parlando veramente di top, anche gente che magari lavora in una società, vi faccio un esempio senza dirvi la squadra, la dietologa del Milan, l'hai detto, l'hai detto ormai. L'ho detto, del Milan, è scappato, del Milan. Ok, posso venire, ma non posso dire che sono la dietologa del Milan. Allora che cazzo, cioè non potevo neanche dire che sono la dietologa del Milan. A quel punto non ha senso neanche farti saluto alla dietologa del Milan. Ma non ha senso dire che invitarlo a fare la dieta? No, io domani inizio palestra e tutto ciò, quindi vado a letto. Io vorrei sapere che mangia Castiglieco per essere... Mangia? Vorrei sapere. Allora, ragazzi, seguite Dani, guardatevi domani la reaction. Grazie mille, Dani. Grazie a tutti. Buon lavoro. Vi seguo in tutto fondo. Ciao, Dani. Grazie, Dani. Grazie. Bologna, ti amo. Vabbè. Chiaramente mettetelo anche di tutti gli ospiti, soprattutto quelli nuovi. Allora, andiamo, cari amici miei, su un tasto dolente per il buon Ste. Olè! Salute, maestro!
Cincini interisti, andiamo in Duomo. Questa solo per gli amici di Reddit, storica. Cincini interisti, andiamo in Duomo. Ma tu Fabio, sai che tu dovresti fare improvvisazione teatrale, lo sai, no? Andrea, quando... Ma di che cosa? Ma io non so neanche perché la mattina mi alzo e mi... Ho capito. Sai cos'è? Adesso che non sono in forma, ho capito che facciamo una vita terrificante in Occidente, perché siamo legati al cibo, alla nerchia e al grano, no? Nel momento in cui la nerchia tentenna, il cibo non puoi più abusarne e goderne, e il grano magari manca, cioè la nostra vita è finita. Non siamo come in altri paesi. E beh, certo, in Oriente, cioè, un intervento incredibile, incredibile. Beh, è stato emozionante questo momento. Quindi... Vedo che anche in chat hanno apprezzato. Allora, dicono che è stato avvistato Sciscione al McDonald's. E mi fa, gli ho scritto ci sei, ma appena scritto 15 minuti sono in metro, due fermate e arrivo. Bene. Se 15 minuti viene a chiudere la serata, viene a chiudere sto puzzillo. Poi riparte con la Lazio. Grazie Pancio però per le tue parole, grazie mille. No, non ci mancherebbe. Andrea, prima quando dicevi del Duomo, ok? Sì. E tu devi guardare la faccia di Manfredi come ti guardava schifato. Perché? Cioè, sono veramente qualcosa di eccezionale. Grandissima storia, che bello che si fa segarmi. Ma perché facevi così Manfa sul Duomo? No, ma secondo me era su qualitififamente quella cosa che hai detto. Ah, ok, ok. È lì che ti guarda, tu schifato. Sì. Vabbè. Se, beh, io adesso un po' le persone che vanno in balcone un po' le schifo, devo dire la verità. Vabbè, ma perché sei filo Faina, dai, sei di quella... Sì, lo so, ma non è perfetto. Allora, gli hai messe le partite, Manfa? Ce li hai le partite? Che partite vuoi vedere? Ma porco Giuda, dobbiamo parlare di Inter-Roma che è uscita. Ma l'abbiamo visto 70.000 volte. Ho capito, ma certo. Ho due domande per Fabio. Ho due domandine veloci per Fabio. Meno 12 al gol. La metto senza audio però. Vai. Datemi un attimo. Prego Steo. Sì, che tanto sono inerenti a Inter-Roma, quindi parliamo di Inter-Roma, si può parlare di Inter-Roma. Chiedo a Fabio se hai visto quei retropassaggio al secondo tempo, Fabio, del giocatore dell'Inter, il retropassaggio che poi Andanovic ero lì, l'ha toccata Zaniolo? Sì, col braccio. Ok, quindi primo fatto giustificato, ma quello che se fanno tre passaggi sì, che anche io ho detto, ma il retropassaggio Dio l'ha presa con le mani, l'ha toccata Zaniolo, l'ho rivista poi anche al display allo stadio. Ok, grazie, l'altra è la doppia, diciamo, l'intervento che fanno Brozovic, non mi ricordo su chi calciatore a Roma, che lo trattiene, l'arbitro dà il vantaggio, stava per estrarre e non gli ha dato più il cartellino. Fondamentalmente io pensavo a gioco fermo, eventualmente arriva il secondo e finiva partita, invece niente, l'arbitro proprio si è dimenticato il secondo giallo, Fabio. Sì, quella scena lì me la ricordo. Anch'io pensavo che poi finiva l'azione e poteva estrarlo. Non so, probabilmente poi nel corso dell'azione poi l'ha valutato non così evidentemente invalidante per l'azione da Roma, e lo stesso fallo magari poi l'ho valutato, sai, un conto è la valutazione che fai, non voglio difendere Brozovic, se lo mandava fuori avevi ragione, ma una cosa è l'attimo, no? Una cosa è che l'azione si sviluppa, lui smelona e poi vede che alla fine l'azione c'è stata, Brozovic, l'altro calciatore sta in piedi, allora fa un'altra valutazione e fa finta di... Non è polemica, ma io sto chiedendo in totale serenità. Sì, magari sai, se rimane per terra il calciatore, lui come si fa, come si faceva anche una volta, no? E per la prima regola, grazie Catello, lascia andare l'azione e poi ammonisci. Harry, guarda qua Zaniolo, Harry.